Questi sono alcuni dei migranti accolti in un centro di volontari arrivati dopo un lungo viaggio dall'Africa nella città di Irun, nel nord della Spagna. Negli ultimi 3 mesi sono 800 le persone passate da queste parti nel tentativo di raggiungere diverse destinazioni in Europa. Questo ragazzo si chiama Diallo ed è partito dalla Guinea. Sono venuto qui perché mio padre voleva che continuassi a studiare il Corano, ma io non volevo. Io voglio fare film, per questo ho deciso di lasciare il mio paese. Il mio rêve è di fare il cinema. Du coup, j'ai décidé de sortir de mon pays. I flussi in questa zona sono aumentati, soprattutto nel corso dell'estate, in seguito ad un maggior numero di persone che hanno scelto la rotta del Mediterraneo orientale rispetto a quella del Mediterraneo centrale dopo l'accordo tra l'ex ministro Minniti e la Libia. Circa 3.400 persone sono state accolte grazie al supporto di diverse istituzioni dei Paesi Baschi. L'arrivo alla frontiera con la Francia è l'ostacolo più grande a causa dei sempre più frequenti respingimenti al confine. Madrid ha dovuto inviare dei rinforzi. La polizia di frontiera francese è presente a qualsiasi ora del giorno, qui o della notte, non cambia nulla dai giorni feriali a quelli festivi. La stazione di polizia di Irun straborda di gente. Oggi abbiamo avuto oltre 1.000 fermi. Quando questi migranti vengono respinti, viene dato loro un foglio dove c'è scritto semplicemente accesso negato, senza seguire le regole degli accordi di Schengen. Questo è uno dei punti dove avvengono i cosiddetti respingimenti. La polizia francese respinge i migranti senza alcuna procedura legale ufficiale. Le persone che sono appena arrivate sono disorientate e non vogliono parlare. L'agente del posto conferma i continui fermi senza che ci sia un problema di sicurezza. Carlos Marlaska, Euronews, Irun.